Oggi parliamo di etichette per gioielleria e queste più famose sono quelle a coda di topo, dove vediamo una parte appunto che va ad avvolgere gioiello che presenta una sgommatura sulla colla per non lasciare tracce. Abbiamo sempre presentato soluzioni di stampa monocromatiche con una stampante termica. Oggi vediamo come invece stampare, diciamo, due pagine di colori differenti, quindi una parte con il logo in oro e la parte con i dati variabili in nero. In realtà di forme di etichetta per la gioielleria ne possono esistere di tanti tipi, anche noi abbiamo ideato alcune forme particolari, come vedete immerse al momento della stampa in una matrice che le fa sembrare alla stampante come un'etichetta unica. E questo è un altro formato dove la matrice in realtà va a contenere un'etichetta di questa forma, dove la parte centrale è ripiegabile per andare ad oscurare la colla. Quindi si piega e poi si avvolge intorno al gioiello. Stiamo stampando con una Zebra a 300 dpi. Perché è fondamentale un'alta risoluzione rispetto allo standard di 203 dpi? Perché nel caso delle etichette per gioielleria i dati stampati risultano molto ridotti, sia in termini di eventuali loghi, ma anche di codici a barre e testi. Quindi chi vuole stampare delle etichette molto particolari può utilizzare un foil oro o anche in altre tinte metallizzate come l'argento, il rosso metal, il blu metal e andare a fare un'etichetta veramente accattivante. Stiamo parlando di un processo di stampa che si svolge in due fasi. La prima fase, quindi con il ribbon oro, si stampa da parte del logo, poi si rimanda indietro il rotolo di etichette, si sostituisce il ribbon con il ribbon nero. E si va a provvedere alla stampa dei dati variabili. Quindi un processo tutto sommato assolutamente semplice e veloce. Il dato variabile al momento del campionario dell'etichettatura può essere anche collegato a un database. Quindi abbiamo da un lato l'etichetta con il nostro brand e dall'altro le stampe che ci servono per l'inventario e per la presentazione dell'articolo ai clienti. Quindi abbiamo la doppia funzionalità, il codice leggibile. Ora vediamo all'interno di Zebra Designer quali sono le impostazioni che dobbiamo fare quando dobbiamo stampare solo un lato dell'etichetta con colori differenti. Quindi nel momento in cui andremo a stampare il logo in oro, prendiamo l'altra parte, andiamo sul menu, in generale andiamo a mettere la spunta a non stampabile e chiudiamo. A questo punto sarà stampata ovviamente solo la parte con il logo. Faremo esattamente il viceversa quando toccherà invece stampare i dati, di destra. E così semplicemente Zebra Designer ci dà la possibilità, senza muovere nessun elemento fuori dall'etichetta, quindi lasciando le posizioni, originali, semplicemente di, stampare o non stampare.